Buongiorno. Pazzesco. Ma che posto è? Ma è finto. Finto. Allora, la meta di oggi è quel monte lì. Forse piscio un po' lungo perché sono 8 km più 8, 8 andare, 8 tornare, ma ci proviamo. Noi iniziamo a camminare e poi vediamo. Forse sarebbe stato meglio partire prima, ma perché non bruciarci anche oggi quando ci siamo bruciati già ieri? Perché mettere la crema quando non la puoi mettere? Puoi non metterla? Vabbè, niente, sto ancora dormendo, non posso dire un cazzo, vi faccio vedere il panorama. Ciao! No, vabbè, ma che roba. Guardate il Ducatone lì, raga. Di là ci sono le montagne Frontignano, là sotto. Lì Castel Sant'Angelo sul Nera e là dietro Castelluccio. E noi andiamo teoricamente là. Allora, il Ducatone è là. Quel monte è alto 1800. Qui c'è una salita. È un po' ripida, ma secondo me in prima, dove non c'è... ma sull'erba, visto che è asciutto, ha un buon grip. Qui c'è un traverso che se si segue porta a Castelluccio, una strada sterrata fighissima che avevo in parte fatto, che va da Castelluccio, a Campi, dovrebbe chiamarsi la frazioncina vicino Norcia. Però questo traverso non lo conosco, adesso lo faccio a piedi, sembra fattibile. Piano piano, vediamo. Praticamente si fa questa strada, taglia in là e poi si va a congiungere con la strada che da Campi, che là dietro sale verso Norcia, Castelluccio di Norcia, scusate. Allora, raga, se la strada continua così, io direi che è più che fattibile. Ovviamente con la dovuta attenzione che bisogna sempre prestare quando si guida in fuoristrada. A maggior ragione con un Ducato trazione anteriore, però così a occhio mi sembra fattibile. Adesso c'è una salita un po' ripida, ma mi sembra fattibile, altrimenti qua c'è tutto lo spazio per fare retro, anzi sarebbe pure un ottimo spot. Questa è la salita, prima bello allegrotto. Ciò che mi frega di questo terreno è che tipo qua il grip è ottimo se è asciutto, ovviamente, ma lì c'è tanto ghiaino e quindi dove c'è il ghiaino le ruote potrebbero slittare un po' se ce n'è tanto. È anche vero che qui le pietre sono piccoline, quindi anche se slitto dovrei riprendere la trazione. ASR disattivato, così le ruote girano tra virgolette insieme senza avere una roba che blocca elettronicamente il tutto e via. Là ci sono altri due sterrati molto belli che vanno presi da sotto. Anzi, dopo potrei venire qua, scendere e salire dall'altra. Oppure vedere, magari c'è uno sterrato che unisce i due pezzi, non lo so. Là vedo anche delle persone a cavallo, quelli che ho visto prima. Bellissimo. È una zona, raga, veramente magica. Cioè, ieri sera avevo la GoPro accesa e penso che la mia esclamazione finale, le mie parole abbiano fatto capire lo stupore e la felicità e il senso di gratitudine che ho provato ad essere arrivato in un posto così bello. Allora, qui sono abbastanza convinto che il panorama dovrebbe aprirsi e si dovrebbe vedere la strada che va giù a Campi e quella a sinistra che sale a Castelluccio. Wow! Porca troia! Mamma mia, qua ripidino, eccola lì la strada, eccola lì, eccola lì. Quella va a Campi, tra l'altro lì pianoro fighissimo per dormire. E adesso vediamo se tagliare qua in su o scendere e far quella lì. Wow, 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 wow. Ecco il Ducatone.
c'è il top spot, c'è la stradina, solo che non so come raggiungerla e fare questa col Ducatone la vedo rischiosa. Però stiamo salendo piano piano, 170 metri di dislivello, quota 1560 e via. Fa caldo, però ho messo questa maglietta che si asciuga col vento, ce n'è tanto di vento fresco, quindi in fondo si sta bene. Sto morendo. Vabbè. Cos'è? Allora, ma che roba. Cazzo. Wow. No. Non è vero niente qua. Volete vedere, raga? Facile, eh? Una casa con la birra. Voglio una birra. Boom. La meta si avvicina. Quello è il monte dietro il quale c'è Castelluccio. Piccolo impianto, non mi ricordo il nome. E via. Allora, questo alle mie spalle si chiama Colle Ramacete. E da dove ero io è difficile da raggiungere solo con un 4x4. Mentre adesso continuo la strada e voglio vedere se questo posto sia raggiungibile dalla strada che passa sotto, che va da Campi, come dicevo, fino a Castelluccio. Vediamo. Ma secondo me sì, qua le pendenze sembrano più morbide. Quindi spesso e volentieri da un lato la montagna è ripida e ci sono poche tracce fatte solo da fuoristrada, mentre dall'altra, oddio, spesso e volentieri, svolentieri, c'è solo una traccia e se è brutta è brutta. Però altre volte capita che si trova la doppia traccia e da un lato è meno ripida e quindi magari fattibile. Anche qua, guarda che roba, guarda che roba, cioè Sibillini top. Che fresca. Allora, 4,20 km, siamo a quota 1660, ha fatto quasi 300 metri di dislivello in 50 minuti. Se tengo questo ritmo, ancora un'ora e sono su, ma bisogna vedere. Dislivello bene o male 7, 8, 50, e non ci sono sali e scendi, solo 200 metri, ma ho paura che faccia così un po' di volte. Pazzesco qua, raga, non ho parole, non so cosa dire. So solo che devo muovermi, perché se mi fermo poi le gambe non vanno più. Ricollegato la strada principale, quella sterrata di cui parlavo prima, che da Campi va a Castelluccio. La meta, devo dire, che si avvicina. Secondo me bisogna andare dritto, poi fare primo monte, poi il secondo, poi si torna indietro da qua. Allora, quello là è il vettore, qui c'è una salita abbastanza ripida che secondo me potrebbe mettere in crisi il Ducatone nel fare questo giro ad anello. Non lo so. Qua tutto bene, poi là è bella dritta, però passando di qua che non è scavato forse riesco a farlo in prima, anzi no, secondo me per prendere velocità prima, seconda, poi dove inizia a salire scalata ignorante, frizione, bam, prima velocissima, tanto col cambio nuovo la cambiate veloce e giù tutto. Drittina, non è lunghissima, però oddio, poi non so come sia là dietro, magari continua. Se invece spiana forse è fattibile. Qui no, perché è scavata e perdo aderenza. Qui invece è pulita. No, forse è fattibile, dai. Ma non lo so. Comunque fighissimo. Tenuto una media dei 5 km orari, fatto 5,20 km in 1 ora e 2 minuti. Perfetto. Spinge, va qua. Porca merda. 1730, ma che roba, porca troia, che meraviglia. Sono esattamente nel punto che avevo segnato 3 anni fa, solamente che ero passato da quella strada lì, bella ripida, a vedere le pendenze, a pensare di aver fatto quella. È solo che, cavolo, anche dopo 5 anni faccio un pezzo a piedi, lo faccio col Ducatone, a piedi mi sembra impossibile, poi col Ducatone ce la faccio. O a volte viceversa. Non è facile capire la pendenza, la trazione, quando non sei sul mezzo. Però avevo trovato questo spot, che ovviamente è segnato sulla mappa magica, raggiungibile sia da Castelluccio che da Campi. E in entrambi i casi c'è uno sterrato alla Iari, quindi
sappiate che comunque c'è sempre scritto. Diciamo che con le all terrain si fa. Il problema non è tanto le gomme o il rialzo che si ha, ma lo stile di guida. Ci sono dei punti dove mi accorgo proprio che ci vuole ignoranza. Cioè, tu senti le botte, il piede sull'acceleratore deve stare giù. Deve stare giù, perché se no, se tu perdi quel minimo di inerzia, di velocità, tu non sali. Molte volte non si può salire di trazione col Ducatone, col Ducato. A meno che uno non salga in retro, ma ovviamente capite che in mezzo al bosco non è una cosa facile. È il pastore. Che meraviglia. Wow. Guarda che cattivi questi pastori maremmani. Guarda che bocca grande. Devi proteggere le pecorelle. Guarda quante pecore da proteggere. Sei bravo tu. Sei bravo. Quanto sei... Oh, madonna. Ah, ma sei un maschio. Ma come fai a proteggere le pecore così? Guarda lì che patata. Ma tu sei un cucciolone. Sei un... Guarda che dentoni. Madonna. Ciao. Ciao. Andiamo. Dai. Dai. Andiamo, 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 andiamo. Ah, ma tu sei... Ma sei proprio così, Siete pronti, raga? Ciao. 10 secondi e si vede la piana di Castelluccio. Anzi, solo una parte perché c'è una montagnetta davanti. Merda. Merda. Cazzo, che roba. Che roba. Wow. Wow. Quello è il monte che avevo davanti a me stamattina. Quindi, dai, qualche chilometro l'abbiamo fatto. La cosa positiva è che siamo a 1008. C'è una montagnetta davanti a me. Quindi ci saranno 100-150 metri di dislivello, anche se in realtà la montagna qua in cui, su cui devo arrivare è 1860, mi pare. Però c'è una montagna in mezzo, quindi devo fare up and down due volte e poi sono in cima. Cima, non è altissima, ma secondo me c'è un bellissimo panorama su un'orcia. E insomma, non sono le Alpi, me ne rendo conto, sono completamente diverse. In alcuni casi molto più soft, in altri casi come qua sui Sibillini ce ne sono alcune belle dritte, ma non per questo meno affascinanti, secondo me, soprattutto perché sono montagne molto poco frequentate. Non so perché, forse c'è il mito delle Alpi, il mito del Trentino, il mito di quelle montagne super famose dove però non mi sento a casa. E invece qua è casa sempre. Bello, mi mancavano i Sibillini. Quasi arrivati al Monte Patino, 1881. Minchia. Piano, aspetta, fai piano, ciao, piano, 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 piano.
Che figata, raga! Di nuovo il Ducatone, devo dire che sudato come sono, fa abbastanza fresco. E adesso doccia e pappa. Eccoci, mica mi sono abbronzato come un pazzo. No. Ma son viola. Cazzo. La crema solare non serve. Si può partire verso nuove mete. Non lo so dove andare. Mi sa che non farò quel traverso che dicevo. Anche se secondo me è fattibile. Però da solo diciamo che preferisco allungare di un'ora e andare tranquillo. Scendo di qua perché la strada è scassata e mi sembra la soluzione migliore. Vabbè, comunque qua ci sono una quantità di possibilità per la sosta libera che sono veramente incredibili. Bisogna solo avere il coraggio, tra mille virgolette, di osare, perché dove sono arrivato io ci possono arrivare tanti altri mezzi, però ovviamente bisogna sbattersi, bisogna provare, e sono in pochi ad avere questo mindset. Meglio così. Qui ieri è andato un pochino in laterale perché a sinistra è più basso. Pian pianino. A me non mi piace quando è così comunque. Non mi piace proprio per niente. Che brutto. Minchia. Ieri non sembrava così storto. Vabbè. Let's go! Così ti voglio, arrogante, ignorante e prepotente come il papà. Madonna, che roba. Ah, continua pure. Dove mica continua? Ma stai scherzando? Due tracce che ci sono lì sulla destra. Ma chi cazzo è salito un matto di merda così? Perché, ma è verticale. Ma non stanno bene. Ma dai, il giro lì. Comunque, altro spottino segnato. Tira tanto vento e vorrei cambiare valle, quindi let's go. We'll be right back.
parla un cazzo come dei pazzi. Iari, come fai a salire così di prepotenza e ignoranza? Manca la trazione, ma l'ignoranza c'è sempre. Che roba da criminali, ma non sto bene. Ancora. Ma quando cazzo finisce? Porca merda. Non sembra mai ripida. E il fondo fa schifo perché slitta tutto. Ci vuole il blocco. Oh raga, non mi sembra vero, ma sono arrivato. Spero di riuscire a mettere due riprese che ho fatte con l'iPhone, perché la strada era veramente ripida. Poi all'inizio era cementata, quindi vabbè, ripida, piano piano in prima. Poi la prima curva subito senza più cemento, quindi su terreno molto friabile, slittava, è stato così per 2 chilometri, altri 3-4 tornanti dove ho dovuto dargliene proprio giù tutto. Cioè, Iari, come fai a... Ma guarda che roba da criminale, minchia. Iari, come fai a salire giù tutto? Giù tutto quello che hai, blu ASR disattivato... però comunque avendo tanto peso dietro, trazione anteriore, avessi avuto un trazione posteriore secondo me avrei faticato molto, ma molto meno. Vabbè, 4x4 neanche a dirlo, però è così. Domani vi faccio vedere il posto, secondo me è veramente bello 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 bello. Ciao raga, a domani.